Amici di Rosso Parma, siamo con Roberto Ghiretti, una serata organizzata alla Corale Verdi per parlare di sistemi educativi e di analizzare il comportamento dell'amministrazione grillina su questo argomento. Qual è la vostra posizione? Che cosa proponete? È una posizione, intanto è una posizione critica in me, perché quello che traspare con forza e con chiarezza è che una non politica familiare, nel senso che la famiglia è uno degli ultimi temi, la famiglia quale essa sia, regolare, da vincoli, non da vincolo, ma è sempre famiglia, cioè stiamo parlando di persone unite. Alla fine manca una politica vera, nel senso che ci sono azioni qua e là, sparse, generalmente non efficaci, ma soprattutto non unite da un'attenzione costante all'unione familiare. E questo secondo me è il grande limite. E quindi stasera a noi serve anche capire la posizione delle famiglie, perché non è solo un problema di costi dei nidi, di rette, ma la politica familiare è una politica che è completamente trasversale all'amministrazione comunale. Va dai trasporti allo sport, va dalla raccolta del differenziata, no? Va da diversi aspetti, no? So, dagli hauser, no? Davanti alle scuole, eccetera, eccetera, che alla fine, messi insieme, denotano una non politica. Il punto di partenza è questo, quindi riportare la famiglia al centro. La cosa più grave, per quanto mi riguarda, è stata il fatto di aver messo i cittadini sempre di fronte a delle decisioni a posteriori, cioè la quantità l'entità delle rette arriva dopo, i nonni Hauser che tu hai citato sono arrivati dopo. Infatti stasera credo che l'Associazione delle Famiglie ci dia anche una serie di indicazioni su questo punto. Si arriva sempre in ritardo, ma si arriva poi a pezzi, cioè non c'è una visione generale dell'attenzione da dare all'unione tra persone. Questo secondo me è l'errore clamoroso che si sta facendo. Quindi riportiamo la famiglia al centro, vuol dire che allora tutto si inserisce in un quadro di questo tipo. Faccio un esempio. Alcuni anni fa Parma vinse un bando, si chiamava Replay, un bando della Commissione europea, del Ministero della Giustizia europea, sul diritto al gioco dei fanciulli, articolo 31. Fu attivato tra la precedente amministrazione, il commissario, questo avvenne, fu attivato un ufficio per il diritto al gioco. Furono usati dei fondi, arrivò l'amministrazione grillina, finì di usarli, nominò un assessore, l'assessore Marani, per il diritto al gioco, dopodiché finiti i soldi, finito tutto. Il sito non è aggiornato da un anno, lo sportello è là abbandonato a se stesso. C'è un assessore per il diritto al gioco, ma di fatto questo diritto non se lo fida nessuno. Serviva solo per usare un po' di soldi, cioè finire di spendere i soldi che c'erano. Questo secondo me è inaccettabile e denota una non attenzione alla famiglia, perché nel momento in cui tu tuteli questo, crei alla famiglia un assist importante. I trasporti, idem. La differenziata, idem. Quindi la proposta è, ferma un attimo. Vogliamo fare sul serio sulla famiglia o lavoriamo in questo modo come stiamo lavorando, che è dannoso? Perfetto, noi ti ringraziamo e ti auguriamo un buon incontro.